tanto il pareggio ce l'abbiamo fatta, però è una squadra nuova che credo che in giro di un mese questa squadra credo che possa diventare una squadra forte. Oltre a Alfano, come ha visto il suo avversario? Ma è una squadra, diciamo, che vive molto sui calci di punizione, vive molto il clima, però io credo che tutto sommato tra le due squadre oggi non c'era, diciamo, un po' i tre punti ci pesano parecchio. Fanno, qual è l'obiettivo per questa squadra? Non so, siamo una squadra nuova, una squadra che comunque ha dei buoni giocatori, giocatori esperti, con dei tanti giovani che sono entrati, hanno giocato un 94, sono entrati dei 94, che hanno un mix di esperienze di gioventù che credo che possa dare i suoi frutti. Direi che comunque il Fano meritava il pari, credo che nella partita la sconfitta non c'è stata. Abbiamo fatto un errore abbastanza grosso, ma anche col palo, poi abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, credo che il pari era stato giusto. Senta, il campo quanto ha mosciuto nell'economia del gioco, nell'economia del risultato e alla distanza? Ma io credo che alla distanza il Fano abbia corso e abbia messo alla finale in Lamezia, credo che meritava il pari proprio per quello che ha espresso nell'arco dei 90 minuti, credo che alla fine degli ultimi 20 minuti abbia giocato una porta, quindi credo che il pari poteva stare tra un palo, tra un altro palo che dopo era fuori gioco, abbiamo avuto due o tre occasioni non sono. Mi stiamo visto di sprazzi a terra, amareggiato, no? Amareggiato perché se perdi, quando meriti di perdere, ci si alza va di rabbia. Quando vedi che la tua squadra prende un gol che è evitabile e passano 3-4 palloni che si possono buttare dentro, credo che un pari era giusto, però non si fa una tragedia, si vive nel momento. Io sono cateriale, quindi diciamo l'ho vissuta così, però non ne facciamo dei drammi, mancano tantissime partite, credo che posso essere contento della mia squadra. Vista l'impressione che abbiamo avuto dalla tribuna è che il Fano abbia risentito di più del caldo, la Lamezia è sembrata più lucida anche fisicamente, mi riferisco anche agli attaccanti Morante e Maronda, pare che l'intesa non è ancora al massimo. Beh, la squadra no, però diciamo la lucidità di giocatore è un conto, della squadra credo che alla fine abbiamo giocato quasi una porta in tutti i 20 minuti, credo che il caldo l'abbia partito anche la Lamezia. Il Fano, la società, che cosa le ha chiesto quest'anno, anche alla luce degli ultimi innesti che ci sono stati in questo ultimo giorno? No, noi sappiamo di dover disputare un buon campionato e questo è il nostro obiettivo, quello di avere una squadra, una società che ci ha ridato morale, una società che sembrava che dovesse scomparire, invece è tornata una società nuova che ci ha dato ampio entusiasmo, quindi dobbiamo ripagare questa fiducia. Mister, l'anno scorso un campionato atipico per un verso il girone meridionale, adesso per un altro verso ci sono 20 squadre, 21 squadre, si va con 40 oltre partite, e il Fano in quale griglia può stare? Si può parlare di playoff per il Fano? Noi parliamo di quello che dirà poi il campo, perché qui parlare di griglie poi in realtà parla sempre il campo, quindi direi di aspettare una decina di partite per vedere i valori veri delle squadre. Grazie, arrivederci. Vittoria, dopo questa uscita in Coppa Italia che è andata così e così, questa vittoria, questa partita per seguire la stagione per iniziare la nuova settimana in modo diverso dalle scorse. Senti, negli ultimi 20 minuti il Fano si faceva un po' e avevi un po' subito, no? In effetti sì, ci siamo abbassati un po' perché loro hanno giocato con 4 punti, si sono abbassati, hanno messo la terza punta. Noi ovviamente con il caldo, un po' la stanchezza, ci siamo abbassati. Abbiamo sofferto perché con le partite non si soffre. Poi con il caldo, con queste cose qui, abbiamo sofferto un po', però tutto sommato se anche alla fine non era fuori gioco, in effetti poi finiva la partita andando così. Senti, su quel retropassaggio tutti abbiamo tenuto il fiato in gol. Sì, anche io. In effetti io non c'avevo più fiato. No, non ci siamo capiti, io e il mio compagno, buonasera, perché mi metto uomo solo, non ho capito, ma è capito. Senti, questa vigor per quale obiettivo può lottare? 50 punti in salvezza. Te la grafico? Sì, sicuro, sono convinto di questa cosa qui. Senti, di questo Fano ci si aspettava qualcosa di più alla vigilia di sto organico, soprattutto anche alla coppia offensiva, e tutto sommato siete riusciti. Il Fano è abituato, come dicevi i miei compagni, è abituato al girone B, molto, molto tecnico, queste cose qui.
invece qui si combatte, si combatte. Loro sono più preparati, e noi invece non ci contiamo. In effetti siamo in questa situazione. Senti, c'è stato il suo saluto dei tifosi, tu lo scorso anno non c'eri. Oggi è stata una giornata anche particolare perché ci sta del ricordo. Sì, diciamo che i miei compagni con questa tifoseria mi danno un bel po' a Lamezia. Sono contento, speriamo di incitare questi tifosi che ogni domenica non vengono più. Senti, di te si è detto che avevi anche proposte di serie superiore, ha detto anche il presidente, cos'è che... Mi stoppo subito. Io adesso sono a Lamezia, penso solo a Lamezia. Il resto, quello che è passato... No, era, cosa ti ha spinto a scegliere la Lamezia? Mi ha spinto perché avevo bisogno di venire al sud, perché ho fatto due l'anno scorso al nord, dove non è che non mi sono trovato bene, il calore è diverso al sud, ho preferito il mondo. Grazie. Come hai fatto a trasformare la Livorno?